Dunque, innanzitutto, se volete avvicinarvi, ci sono ancora dei posti per non stare proprio dispersi nella sala e ci fa ancora più piacere fare una cosa in famiglia. Però, prima ancora di cominciare questo incontro, vorrei avere una sigla, no? Come si usa nei programmi. E qui abbiamo un musicista, Graziano Romani, Darkwood. Allora, dai, facciamo l'entrata in grande stile, dai. No, no. Qui il targa è rimasta al sole. Dai un po' di lambrusco. Abbiamo finito però. Sai chi l'ha finito? Chi... Ok, dai. Si definisce autore di un intero album dedicato a Zagor che si chiama Zagor King of Dark, quindi lui si è presentato da solo, adesso presentiamo gli altri. Io sono Moreno Burattini, sono il curatore della testata Zagor e anche uno degli sceneggiatori della serie di Zagor, ma adesso qui accanto a me comincerei proprio in ordine di posizione. Abbiamo in fondo raggiunto il segnatore che gioca in casa perché è di Piacenza, è Paolo Bisi. Un altro invece qui era uno sceneggiatore ancora più casalingo, forse non so se è più vicino, Salso Maggiore, lui viene da Salso Maggiore, più vicino ancora di Piacenza, è Ade Capone. Poi un altro sceneggiatore, da un veterano invece a un quasi nuovo arrivato, perché ormai anche lui ha i suoi begli albi sulle spalle, Mirko Perniola. Adesso salto una postazione per motivi che capirete. Accanto a Graziano Romani abbiamo un disegnatore che, guardatelo bene ora, guardatelo bene, fotografatelo, filmatelo, perché prima che lo rivediate passeranno ancora 20 anni. Allora, Marco Torricelli. Marco Torricelli che è l'autore di questo volume che vedete qua, che è Lo Zagorone. E Lo Zagorone è il primo Zagorone, gli è stato affidato anche, oltre al fatto che lui è molto bravo, perché è il disegnatore più anziano all'attivo su Zagor dopo Gallieno Ferri, che è quello che è più attivo di tutti. Gallieno Ferri, il maestro Gallieno Ferri. Gallieno Ferri 50 anni con Zagor, perché il numero che sto stringendo in mano, che chiaramente chi legge Zagor ormai l'ha già visto, letto, criticato, numero a colori. La cosa veramente importante di questo numero qui è che il 15 di giugno del 1961 uscì in edicola un albetto a striscia che si chiamava La Foresta degli Agguati. Quell'albetto era disegnato da Gallieno. Dopo 50 anni, nel giugno del 2011, esce ancora il nuovo numero di Zagor ed è ancora disegnato da Gallieno Ferri. Scusa, posso farti alzare... Questo direi che è un prezioso prezioso originale della striscia, giusto? Valore commerciale 1000 euro. Non lo so, faccio... Sì, esatto. Questo era il primo numero di Zagor, come usciva all'epoca, in questo formato a striscia. La copertina è di Gallieno Ferri. Da allora tutte le copertine fatte per gli albi di Zagor, per 50 anni, le ha fatte ancora Ferri. Te lo restituisco, tutti i testimoni che l'ha restituito. Se qualcuno vuol fare delle offerte, 1001, 1010... 50 anni con Zagor sono davvero un evento straordinario. Prima eravamo al ristorante, ho raccontato un aneddoto, ma lo racconto ancora perché è divertente. Essere al ristorante, abbiamo fatto un brindisi con dell'ambrusco che era buonissimo, dopo un pranzo fatto con parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, tortelli di Parma, l'ambrusco, e abbiamo fatto un brindisi e mi è stato detto: parla di qualcosa per fare questo brindisi. Racconto un aneddoto, poi dopo passiamo a parlare con tutti. L'aneddoto mio è questo: mi ricordo di un altro brindisi che abbiamo fatto io e Gallieno. L'abbiamo fatto a Istanbul nel novembre del 2010, 6 mesi fa praticamente, e ci siamo trovati nel ristorante molto bello sotto il Bosforo, sotto il ponte. Sapete, c'è il ponte che unisce l'Asia e l'Europa a Istanbul, e era con noi. Perché c'era questa cena? Perché avevano offerto una cena agli autori di Zagor presenti, c'eravamo io, Gallieno, Graziano Romani. Ecco, il produttore di un film, due DVD che uscivano in Turchia in quel momento e che erano interpretati da questo attore. Questo personaggio che vedete qui in questo disegno era così raffigurato nella locandina di questi film negli anni 70. L'attore si chiama Levent Çakır, ora è un signore di 60 anni, all'epoca era ventenne, e ha fatto Zagor in questi due film. Questo attore Levent Çakır in Turchia ha fatto più di 300 film e è una specie di nostro Giuliano Gemma, per intendere, no? Attore di film popolari molto noto in Turchia. Naturalmente, dato che c'era Gallieno Ferri che aveva disegnato Zagor, facevano vedere questi DVD stampati proprio come DVD veri e propri in Turchia, abbiamo fatto la scena e c'era anche Levent Çakır con noi. Levent Çakır si è abbracciato con Gallieno, si sono messi a tavola insieme, hanno cominciato a parlare, l'uno in italiano, l'altro in turco, nessuno, però parlavano, non so cosa si dicevano, però si capiva. Sì. Ma lì ma chiacchieravano proprio veramente come vecchi amici. A un certo punto in questo bellissimo ristorante eravamo noi, tipo una ventina di persone dell'organizzazione, più tante altre persone che erano lì nel ristorante per i loro motivi, no? Ristorante molto bello, con un certo livello. Allora si alza in piedi Levent Çakır, richiama l'attenzione di tutti: Firenze, signori della sala, scusate se vi disturbo la vostra scena. Tutti si voltano: chi è? Cos'è? Io sono Levent Çakır. Ti fanno: no, sono Levent Çakır. Volevo dirvi che io sono qui seduto con uno dei più grandi disegnatori del mondo. Lui è Gallieno Ferri, il creatore di Zagor. Allora tutto il ristorante si è alzato in piedi e hanno fatto un applauso a Gallieno Ferri, che in Turchia è veramente famosissimo, perché in Turchia Zagor è il personaggio più amato dai lettori. Ecco, allora a questo punto io credo che lo stesso possiamo dire di noi oggi. Festeggiamo 50 anni di Zagor con uno dei più grandi autori di fumetti del mondo, perché la grandezza di un autore di fumetti si misura, oltre che sulla bravura, sulla capacità di raccontare e dare emozioni. Il vero artista non è quello che disegna la cosa perfetta, ma è quello che sa comunicare un'emozione. Un grande scrittore non è quello che scrive senza nessun errore. Magari qualcuno può inventare anche un neologismo o trovare delle cose che sono sbagliate grammaticalmente, ma che danno l'emozione. Ecco, l'arte è qualcosa che dà emozione. Gallieno Ferri sono 50 anni che ci dà delle emozioni. Non so se funziona il tuo microfono, Gallieno? Penso di sì. No, mettilo molto vicino alla bocca. Sì? Allora. No, prima scusa, volevo ringraziarti per queste cose che hai detto. Io non so parlare come te. Probabilmente mi hai capito perfettamente. Mi hai vanagloriato, se si può dire. Io sono sceneggiatore, perché sto disegnando. Solamente per le sgobbate che ho fatto per stare dietro allo Zagor, quindi sono contento che ancora adesso funzioni benino. Via. Comunque grazie a tutti voi che siete qui con me e siete riusciti a radunarvi, così ogni tanto succede, anche se qualche volta ci si perde per entrare nel centro della città. Sono contentissimo di essere con voi e di aver assaporato il tour train di parmigiani e anche non parliamo della Bonarda, no, era l'Ambrusco che comincia a vecchiare, no, e poi l'Ambrusco va in giustamente, no, perché si dice che stamattina per arrivare qua ci siamo fermati, a un certo punto ci eravamo persi su una rotonda, non so più dove si era, e c'era Gallieno insieme a Marco Torricelli in macchina insieme e cercavamo col telefono di spiegargli dove ci si poteva trovare. L'abbiamo visti passare 2 o 3 volte loro non si vedevano, continuavano a girare. Vabbè, alla fine l'abbiamo trovato. No, deve dirci Gallieno piuttosto, allora oggi è l'11 giugno, il mercoledì prossimo è il giorno 15. Io so che ci saranno addirittura dei forumisti, cioè forumisti sono delle persone che frequentano dei forum su internet dove si parla di Zagor, le conoscete alcuni perché hanno delle magliette rosse con il simbolo di Zagor sopra, che verranno a pranzo con noi in redazione, vero no? Chi è che viene? Baltor? Vero che, ecco. Quindi, ecco, per dire, ci sarà qualcuno che, se chi vuole aggregarsi, parla con Marco Baltor che organizzerà questa cosa, andiamo a mangiare in una pizzeria vicino alla redazione per fare festa. Bene, siamo arrivati quasi al compleanno di Zagor. Ci puoi dire cosa ti ricordi dei giorni della prima uscita di quella prima striscia? Cioè, te l'hai disegnata, alla fine è uscita, te quando è uscita cosa hai pensato? Ho fatto un bel lavoro, l'ho fatto male, chissà se andrà avanti, chissà se chiuderà, quanto durerà? No, ti posso dire che con Bonelli non ho mai avuto, devo dire anche all'inizio, in genere uno chiede, non dico nel lutto, si aspetta un rimprovero, a volte lo posso dire, ero relativamente giovane, invece tutto è andato avanti liscio, tranquillo, anche perché Bonelli mi ha saputo dare quell'inizio, diciamo, ben orchestrato, che mi ha permesso di collaborare con lui per 50 anni senza tanti problemi. Qualche volta c'è stato qualche... Io sono una persona, come dire, che si adatta molto volentieri alle situazioni, non dico umile, che sa prendere gli insegnamenti dagli altri, forse è per questo che non c'è stato nessun motivo mai per dei contrasti circa la linea dello Zagor. Sono andato avanti benissimo con le sue sceneggiature, con il mio disegno, qualche volta Bonelli mi ha dato qualche suggerimento per eliminare certe cose inutili che c'erano nel disegno, infatti i primi disegni erano molto elaborati, si è semplificato il personaggio, così è diventato anche molto più leggibile e quindi non ci sono stati problemi, è andato avanti bene liscio fino a oggi, posso dire, e questo credo che sia una bella cosa. Beh, perché sappiate che lui continua ancora a lavorare, 50 anni sono soltanto una tappa e non un traguardo, ha già fatto delle copertine fino a novembre, ha già finito un'altra storia che deve ancora uscire e ne ha cominciata ancora un'altra. Un'ultima cosa, poi magari facciamo fare delle domande al pubblico. Come mai secondo te Zagor, a differenza di altri personaggi, dopo 50 anni gode ancora di così buona salute? Ma questo lo devo senz'altro allo sceneggiatore. Io come disegnatore posso dire, leggevo racconti, più che leggere i racconti io guardavo le figure, quindi sono solamente ci ho provato qualche volta a fare un po' di sceneggiatura, ma so che è un altro mondo assolutamente, quindi credo che le sceneggiature prima di tutto sono quelle che si sono adattate un po' ai tempi. Lo Zagor iniziale è cambiato secondo come è cambiato il mondo attuale. Oggigiorno non so poi dove andrà a finire, perché se prendiamo l'ultimo di Torricelli vediamo che c'è una fantasia molto spinta e che senz'altro individua il gusto attuale dei giovani e delle persone che vedono anche il cinema. Quindi il motivo sostanziale della durata è l'adattamento anche alla personalità del personaggio, che riusciva ad adattarsi e entrare in qualsiasi ambiente, sia in ambiente, diciamo, storico e in ambiente vario della terra, geografico. Beh, non solo, Zagor è il regno della contaminazione, per cui l'avventura classica, ma anche i personaggi storici che Zagor incontra poi sono accanto allo scienziato pazzo piuttosto che agli alieni, piuttosto che al mondo. Come sceneggiatore te ne accorgerai più di mai. Enolitta fin dall'inizio ha creato un universo in cui tutto era possibile. Ora, se passi il microfono a Paolo in fondo, gli passiamo la parola a lui e poi cerchiamo di alternarlo un po' tutti. Perché proprio Paolo? Perché, se non faccio male il conto, fra i disegnatori, che ce ne sono tre, Paolo è quello che è arrivato da ultimo, no? Ormai lavora da diversi anni. Ah, ecco, c'è una cosa. Quindi diciamo che se Marco Torricelli lavora da 25 anni a Zagor, Gallieno da 50, te lavori da 5? 5, sì. 5 anni. Beh, allora, te sei arrivato a Zagor a disegnarlo, che Zagor era già grande, e hai dovuto confrontarti con una tradizione 40-45ennale. Quindi come ti sei posto di fronte al personaggio e che cosa provi oggi a essere qua a festeggiare 50 anni? Ma di fronte al personaggio ho avuto, cioè era come scoprissi un personaggio nuovo, perché non era il personaggio delle mie letture adolescenziali, quindi l'ho scoperto pian piano e anche i disegnatori che collaboravano a Zagor li ho scoperti pian piano. E ho cercato di adeguarmi nel limite del possibile, diciamo, anche se il mio disegno era già abbastanza classico, anche se plareggiato comunque classico, quindi non ho avuto una grossa difficoltà, insomma. A parte il discorso magari sul volto del personaggio iniziale, per il resto l'ambiente dell'avventura, io venivo da Mr. No, quindi è sempre avventura, insomma. Era l'ambiente che piaceva anche a me, quindi non sono state grossissime difficoltà. Io so che te hai anche hai avuto, forse avrai ancora, no? Un'attività all'estero, perché hai fatto credo tre albi. Sì, ho fatto 3 volumi per la Glenat, era una miniserie in 3 volumi, di tutt'altro genere, perché... E questo volevo chiedere. Tutt'altro genere in quanto si intitola Manson, è la biografia di Charles Manson, il famoso assassino degli anni 60. Quindi ambiente completamente diverso, una storia a colori, colorata da un altro colorista, in grande formato, diversità della disposizione delle tavole, l'impaginazione. Però siccome io ho sempre letto anche i fumetti francesi, diciamo che non è stato un salto, cioè sapevo come muovermi più o meno, e quindi sono le due cose che mi piacciono appunto seguire, questo tipo di fumetto e anche quello classico dell'avventura. Quindi... Non ci lascerai per i francesi, insomma? No, cerco di fare tutte e due le cose.